Un saluto a tutti da Quinta Colonna, bentornati sul mio canale e riprendiamo il gioco di Robinson con la quarta parte di Robinson The Journey. Vi ho risparmiato una piccolissima parte di scalata che tanto è soltanto pura tecnica, niente, non c'è nulla da interessante da vedere. E adesso vediamo qua da che parte andare. Ah, qua però forse ci serve questo. Non lo so, però forse ci serve. Allora, dove siamo arrivati? Che non mi ricordo più. No, da qua no. Presto! Ruggisci, ruggisci! Carina lei. Ah, ecco, le qua eravamo passate. Beh, questa parte comunque è veramente uno spettacolo, eh. Guardate il nostro collo lungo. È veramente un posto inquietante. È fatto bene comunque, devo dire che rende. No, vedo altri puntini. Caccia fuori il destino. Certo che come fa a vivere dentro il catran, non lo so. Altro che brodo primordiale. Niente, quindi continuiamo. Ciccio. Continua a salire. Ora mai questi non ci fa neanche più. Questo è bellissimo, questo tronco, guardate le rifiniture. L'astronave. L'astronave là in fondo schiantatasi. Ah, questo veramente è uno spettacolo. Non capisco chi parla di motion sickness. Io francamente non ne ho. Cioè, ma è chiaro che è soggettiva la cosa comunque. Non so se l'ho già fatto questo animalone qua. Però il testone, tienilo fermo. Avrei dovuto fare il testone prima. Ecco, appunto. Vediamo un po' se questo lo. Perché so che uno l'avevo già fatto, ma non mi ricordo se era un collo lungo come questo. Scusate, un attimo di pazienza che. C'è tutto, non vedo. Ah, no, manca. Ecco, adesso però c'è tutto. Non c'era tutto, fa niente, vabbè. Lasciamo perdere. Beh, questo è stupendo. Veramente. Ok, allora. Adesso
adesso qua devo trovare un posto per scendere. Qua. Sono convinto che mi metteranno i piedi davanti col testone. Per dei colpetti da niente. La cucciola di collo lungo è nei pasticci. Possiamo aiutarla, Higgs? Sì, potremmo aiutarla. Moralmente dovremmo farlo, ma chissà come reagirebbero i suoi genitori. Proviamo a vedere cosa succede. Proviamo a vedere ad aiutare il nostro bestione. Allora, devo forse scansionarlo? Non lo so, proviamo ad andare di là a vedere prima. Eccola, la mammina. Allora, io qua vedo del... Ecco. Bene, quello dovrebbe funzionare. Ehi, forza. Puoi fidarti. Vediamo un po' se... Vogliamo aiutarti. Se ce la fa. È tornata con la sua famiglia. Un'altra buona azione compiuta. Bene, e questo l'abbiamo fatto. Possiamo proseguire con la nostra missione. Allora, vediamo un po' da che parte possiamo andare. Possiamo tornare indietro sui nostri passi. Ciao Laika. È troppo carina Laika. Andiamo un attimo. Seguimi. Laika, ruggisci! Vai lì. Prendiamo da mangiare. Bene, ha mangiato. Sei contenta, Laika? Andiamo, Laika. Andiamo. Allora. Io adesso qua non ricordo più francamente da che parte bisogna andare. Beh, mi sono perso un po' quel... Questo scommettiamo che si siede questo. Non mi fido molto, passagli sotto. No, però qua noi non... No, però questa non è una buonissima idea, rimanergli sotto. Non mi ricordo più da che parte bisogna andare. Però Laika è qua, quindi... Ah, ecco lì, non lo vedevo più. Siamo passati da lì. Io scommetto che mi dai l'idea proprio che sta per sedersi addosso. Ah, stai lì, bravo. State calmo. Cosa c'è, Laika? Cosa c'è qua? Allora, qua però mi sembra che stiamo tornando sui nostri passi. Robin, qua giù. Sì. Allora, ho visto la lastra là, però... Sì, e poi una volta che siamo arrivati lì... Vabbè, facciamo prendere la nostra lastra. La ruotiamo un po'. Scusa, Robin. Cosa c'è? No. Cosa c'è, amichetto? Sì. Scusate un attimo, che voglio vedere dall'alto. Noi siamo là. Allora. Devo arrivare qua. Ah, sì, 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 sì. Devo tornare indietro. Robin, qua giù. Dove sei?
perché qua giù? Io questo che non capisco. Allora. No, non ci sta però questa lastra qua, eh. Ah, ok. Scusa, Robin. Sì. Proviamo ad andare di qua a vedere. Ok. Mi sono perso un attimo. No. Ok. Bene. Però qua li siamo ripassati sotto, no? Dove siamo passati prima? Adesso voglio sapere se tornando indietro. Sì, penso che sia proprio così. Penso proprio che bisogna. Allora, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Allora, noi siamo qua. Se andiamo su per di qua, ritorniamo là. Però dopo là c'è il nostro collo lungo. E poi. È di qua che bisogna arrivare. Sì, qua che dobbiamo attraversare. Sì, giusto. Bene. Mi ero un attimo perso, scusatemi. Ora vediamo se va bene di qua. No, di qua ci ritroviamo. Punto di prima. E di qua mi sembra che si va. Ah, un attimo, vieni qua, amichetto, vieni qua. Non mi dice nulla, quindi dovrebbe essere giusto. Sì. Ma sì, ma eravamo passati. Ho fatto, scusate, proprio un casino di quelli. Di quelli giusti. Là là. Che colpaccio, eh. Eh sì, lì avevamo salvato il nostro piccolo. Io dovevo semplicemente passare di qua. No, vabbè, mi sono perso un attimo. È anche vero che dopo ci si perde un po' nel guardare in giro tutto quello che c'è. E si va avanti. Lì la famigliola riunita. Allora, per uscire da qua. No. Ok. Che bei animaletti che c'erano però, eh. Oh, va bene, siamo arrivati qua. Ci siamo. Eccoci qua. Mettiamo le manine. Questa cosa qua di mettere le manine e poi girarsi mi fa perdere tante volte un po' l'orientamento e mi dà anche un attimo di motion sickness, ecco, forse solo in quel caso lì. Bene, eccoci. Prospetto. Allora. Il robottino mi dice, qua c'è stato un cambio proprio poligonale, mostruoso. Bene, siamo arrivati da qua, andiamo. Procediamo. Vorrei tornare nella foresta perché mi ha detto che nella foresta ho dimenticato di trovare una strada tra gli alberi, quindi troviamo una strada tra gli alberi.
Hai Andiamo fatto a bene a vedere. restituire il cucciolo alla madre. Nonostante i rischi, sono contento di vederli di nuovo insieme. Ti piace aiutare i piccoli che si sono persi, vero? Potremmo tornarci qualche altra volta. Non sembra troppo pericoloso, dopo tutto. No, non sembra effettivamente pericoloso, dopo tutto. Allora, qua proviamo un po' a vedere qua se magari questo. Oh, che bella bestiola. Laika, ciao Laika. Allora, qua dobbiamo un attimo. Allora, un passaggio in mezzo agli alberi. Adesso non so se intendi in mezzo alla foresta e in mezzo alle piante proprio. Vediamo un po' dove ci troviamo. Trova una strada tra gli alberi. Allora, Laika, mi fai passare, ciccia? Qui, piccola! Piccola, fammi passare. Vieni qui. Laggiù. Voilà. Vieni, Laika. Che a spasso ce ne andiamo. Ecco, forse... Scansiona quello. Ad esempio. Scansione cosa quello? Non ho visto a cosa si riferiva. Però io vorrei salire qua. Forse prima intendeva... Ah, questo! Lambiortus. Lambiortus. Andiamo a vedere Lambiortus com'è. Sono proprio curioso di vedere. Infotarium. Creature. Chissà se sono messi in ordine. Allora, Lambiortus. Una cosa con le ali. Eccolo qua. Ce lo fa vedere? Mezzo metro. Avevano dei bei colori comunque questi esserini. Prima che arrivassero i nostri i nostri compagni, noi i mammiferi. Si può procedere. Adesso non so se quell'obiettivo era secondario o se lo devo fare a tutti i costi. Eccoci qua, vediamo un po'. Per la fattoria.
Andiamo un attimo di qua. No, quello è troppo veloce. Torni già a casa? Bene, è molto ragionevole. Cercare quelle unità X ti mette in grave pericolo. Non è necessario. No, non torno a casa. Brava, Laika, hai ragione. Eh no, caro Ciccio, non torno a casa. Vado per di qua. Vediamo se ci dice qualcosa adesso. Oh, anche questo, ecco. Questo veramente è spettacolare. Queste scene qua valgono il visore da solo. Anche questi giochetti qua da fare con la testa sono veramente molto carini. Sono molto intuitivi. Guardate qua le lucine, la pietra. Veramente molto. Poi se io avvicino con la faccia, con la testa mi avvicino, vedo. Eccoli. Perché ha fatto questo flash? Qui, ecco. Rozzi, ma abili. Quindi, per continuare poi da qua, per andare oltre. Bene, noi eravamo arrivati qua. Produzione di energia ottimale. Eccellente. Io qua vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Un saluto a tutti da Quinta Colonna e ci vediamo appunto alla prossima. Ciao ciao!